Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Stasera, il 13 aprile 2023, abbiamo diciamo, il professore Foti e la dottoressa Isabella Iovene che Buonasera. ci parleranno di un argomento molto Buonasera. interessante. C'è il dottore che cerca di collegarsi. Va bene, intanto vedete, incominciano ad arrivare i colleghi che si stanno vedendo. Quindi diciamo un attimo se vuoi fare un'introduzione all'argomento. Nel Volentieri. frattempo che le persone incominciano a entrare, stiamo piano piano salendo, siamo adesso a 15 partecipanti, ma saliamo, saliamo. Buon Alessio, pomeriggio. ciao. Se hai una connessione che non va bene, non perdiamo tempo. Prof, vada. No, buon pomeriggio a tutti coloro che sono collegati e si collegheranno. Oggi la dottoressa Iovene porterà alla vostra attenzione degli studi che riguardano la tecnica, il trattamento infiltrativo a livello delle articolazioni e specialmente studierà e racconterà quali sono i farmaci che sono più o meno utilizzabili all'interno delle articolazioni per patologie muscoloscheletriche. Devo dire che questo argomento mi riporta proprio al mio inizio, quando attorno agli anni Ottanta a Palermo iniziammo a utilizzare tra i primi l'acido ialuronico con il professor Carmelo Di Marco, e allora sembrava tutto quanto veramente non solo misterioso, ma anche per certi versi mal visto dalla comunità scientifica. Poi si è visto con il tempo che effettivamente l'acido ialuronico può avere utilità per risolvere, non certo per curare del tutto le gravi disabilità da artrosi, però certamente allevia i dolori e migliora la qualità di vita nei pazienti con artrosi. Quindi, per parte mia, Francesco, se sei d'accordo, sono veramente curioso di sentire Sì, Isabella io e la volevo dottoressa Iovene. solo aggiungere, noi diciamo come società scientifica ci siamo adoperati parecchio diciamo, su questo argomento delle infiltrazioni, noi abbiamo fatto diciamo, delle linee guida sulle infiltrazioni articolari e dell'acido ialuronico, però diciamo, io in particolare sono molto affezionato all'acido ialuronico, credo è il mio di prima scelta. Ho iniziato anche molta medicina rigenerativa, ho provato diversi prodotti. Diciamo che letteratura poi la dottoressa ci dirà un attimino tutto diverso, perché mi sembra che lei ci porterà una systematic review recente su questo argomento e quindi lei ha diciamo, il polso della situazione attuale su evidence based medicine, e quindi ci sono dubbi in realtà in letteratura su che cosa oggi sia provato. Credo che ci siano dei grossi dubbi perché purtroppo i lavori sono difficili da fare in randomizzato in doppio cieco e quindi ci sono diverse problematiche su questo. Quindi sarà l'occasione per fare un update della letteratura, visto che noi abbiamo pubblicato diverse cose su queste cose negli anni passati, quindi lei ha una visione molto più recente. Quindi, prof, se lei per lei va bene, direi che possiamo iniziare. Siamo arrivati a oltre 50 partecipanti, quindi possiamo dare il via Assolutamente libera sì. alla Ecco. dottoressa che ci parlerà dell'argomento. Noi lo mettiamo in visione. Dottoressa, è tutto l'etere è suo, prego. Buonasera a tutti e vi ringrazio per la presentazione. Questa sera parleremo della terapia infiltrativa intraarticolare con FANS in un lavoro di revisione sistematica della letteratura sulle principali applicazioni e sull'efficacia clinica nelle patologie del sistema muscoloscheletrico. Quindi iniziamo parlando di che cos'è la terapia infiltrativa intraarticolare,
che consiste nella somministrazione di sostanze terapeutiche che possono avere un'attività antinfiammatoria o lubrificante con scopo antalgico o viscosupplementativo direttamente all'interno di un'articolazione. Questo trattamento può essere eseguito con l'ausilio della guida ecografica e in particolar modo questa viene utilizzata per quanto riguarda le infiltrazioni a livello dell'anca. Una delle patologie per cui viene più frequentemente utilizzata la terapia infiltrativa intraarticolare è sicuramente l'osteoartrosi, che è una malattia degenerativa che colpisce le articolazioni, è più frequente in età avanzata ed è proprio caratterizzata da una progressiva degradazione del tessuto cartilagineo. Inoltre, questa malattia rappresenta una delle principali cause di dolore, di rigidità articolare, che causa quindi una perdita graduale del movimento attivo e passivo e anche una perdita dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana. Il trattamento conservativo per quanto riguarda l'artrosi in genere prevede il riposo, l'educazione della persona per uno stile di vita sano, l'uso di farmaci analgesici e antinfiammatori, la terapia fisica e anche la terapia infiltrativa intraarticolare. Infatti, questa terapia ha dato buoni risultati sia per quello che riguarda la riduzione dei sintomi, in particolare il dolore, sia per un miglioramento della qualità della vita. Le articolazioni che più frequentemente vengono trattate con la terapia infiltrativa sono sicuramente il ginocchio, l'anca e la spalla, ma possiamo avere infiltrazioni anche a livello del gomito, delle mani e della caviglia. Gli effetti benefici generali della terapia infiltrativa sono sicuramente legati all'importante effetto antinfiammatorio, all'effetto analgesico, un effetto lubrificante a livello dell'articolazione che permette un recupero della mobilità dell'articolazione stessa, un rallentamento per quanto riguarda proprio il processo di degradazione che si verifica a livello del tessuto osseo e cartilagineo, e anche la possibilità di ritardare l'eventuale ricorso alla chirurgia. Inoltre, un altro vantaggio che abbiamo con la terapia infiltrativa intraarticolare è quello di andare a massimizzare la localizzazione del farmaco proprio laddove questo è maggiormente necessario. E questo, diciamo, ci permette anche di ridurre il rischio di effetti collaterali sistemici, che nel caso dei FANS sono soprattutto disturbi gastrointestinali e complicanze a livello renale. All'interno del progetto riabilitativo individuale, la terapia infiltrativa può essere utilizzata soprattutto per un miglioramento globale della qualità di vita della persona. Infatti, la possibilità di andare ad agire sul dolore e sull'impedimento funzionale permette una graduale ripresa per quanto riguarda l'autonomia nelle attività di vita quotidiana, nella deambulazione e comunque quando questa non è possibile, permette di avere una certa autonomia nella gestione degli ausili. Inoltre, come abbiamo visto, è importante anche considerare un eventuale ritardo nel ricorso all'intervento chirurgico, che può essere utile soprattutto se pensiamo alle forme di artrosi che si presentano in età giovanile. Tra i farmaci più utilizzati per la terapia infiltrativa intraarticolare abbiamo sicuramente l'acido ialuronico, i cortisonici, gli anestetici locali, ma possono essere utilizzati anche fattori di crescita piastrinici, cellule staminali e i FANS. I FANS di cui parleremo soprattutto oggi sono farmaci antinfiammatori non steroidei che vengono comunemente utilizzati per il trattamento delle patologie del sistema muscolo-scheletrico. La via di somministrazione più frequente è quella orale e poi abbiamo la via intramuscolare, endovenosa e mesoterapica. Per quanto riguarda invece la somministrazione per via intraarticolare, questa è quella che ad oggi ha riscosso meno successo ed infatti è ancora la meno utilizzata. Il meccanismo d'azione su cui si basano questi farmaci è un'inibizione diretta dei processi coinvolti nella cascata infiammatoria. In particolare, vanno ad inibire gli enzimi ciclossigenasi 1 e 2.
L'enzima ciclossigenasi 1 è un isoforma che viene attivato nella produzione di prostaglandine anche in condizioni fisiologiche, mentre invece l'isoforma 2 è quella che viene attivata soprattutto in sede di flogosi. La possibilità di andare ad inibire il processo infiammatorio determina le proprietà di questi farmaci, che sono appunto antinfiammatorie, antipiretiche, analgesiche e antiaggreganti. In base poi alla selettività dell'azione verso le due isoforme, possiamo andare a classificare i FANS in tre gruppi. Abbiamo quelli non selettivi, che quindi agiscono nei confronti sia della ciclossigenasi 1 che 2, i parzialmente selettivi e poi i selettivi. Sia i parzialmente selettivi che ancor di più i selettivi hanno un'azione più mirata nei confronti della ciclossigenasi 2, e questo permette anche di ridurre il rischio di effetti collaterali sistemici. Insomma, per quanto riguarda proprio il nostro lavoro, abbiamo notato che ancora oggi il numero degli studi che valuta l'efficacia dei FANS nella terapia infiltrativa e che fa proprio un confronto diretto tra questi ed altre terapie iniettabili è ancora limitato. Per questo motivo ci siamo concentrati su andare a ricercare in un lavoro di revisione sistematica i lavori che trattassero questo argomento nella letteratura scientifica tramite PubMed. Diciamo, nella diapositiva potete vedere l'impostazione che abbiamo dato alla nostra stringa di ricerca e i filtri che abbiamo utilizzato. Infatti, abbiamo preso in considerazione lavori degli ultimi 5 anni e solo lavori condotti su soggetti umani. Da una nostra prima ricerca su PubMed abbiamo trovato 1011 articoli. Da questi siamo partiti con una prima revisione in cui abbiamo eliminato quelli che non erano in lingua inglese. Dopodiché siamo passati a un lavoro di revisione vera e propria, che vedete illustrato nella nostra flowchart, e abbiamo escluso inizialmente le altre revisioni e tutti quei lavori che non erano clinical trial. Poi abbiamo escluso gli articoli che non riguardavano lavori su soggetti umani e poi abbiamo fatto una distinzione tra le patologie ortopediche che non erano state trattate con la terapia infiltrativa e quelle che invece erano state trattate con infiltrazioni ma utilizzando altri prodotti. Nella maggior parte dei casi si trattava di corticosteroidi, di acido ialuronico oppure di fattori piastrinici. Poi abbiamo escluso tutto un grande gruppo di patologie che non riguardavano il sistema muscolo-scheletrico. Da questa revisione siamo arrivati a un totale di 53 lavori, che però sono stati ulteriormente revisionati e abbiamo utilizzato sempre gli stessi criteri di esclusione che vi ho appena illustrato, dopo la lettura del full text. Alla fine di questo screening siamo arrivati ad un totale di 12 articoli che abbiamo incluso nella nostra revisione. Per quanto riguarda gli obiettivi, abbiamo un importante lavoro che è stato condotto da un gruppo giapponese che ha valutato l'efficacia e la sicurezza della terapia infiltrativa combinata con il diclofenac associato ad acido ialuronico. In questo lavoro sono stati valutati soggetti che presentavano artrosi a livello del ginocchio ed è stato condotto prima uno studio di fase 2 e poi uno studio di fase 3, con un confronto col placebo in gruppi di persone randomizzate e in doppio cieco. Dopodiché, questo stesso gruppo di lavoro ha registrato anche i risultati che sono stati ottenuti dopo un periodo di osservazione di 1 anno. In questo caso, i partecipanti allo studio hanno ricevuto sempre la terapia infiltrativa intraarticolare combinata tra il FANS e l'acido ialuronico, però hanno ricevuto un totale di 13 infiltrazioni non solo a livello del ginocchio, ma anche a livello dell'anca, della caviglia, della spalla e del gomito. I risultati quindi sono stati registrati durante tutto il periodo di osservazione. Sempre per quanto riguarda sedi diverse dal ginocchio, abbiamo inserito nella nostra revisione anche un lavoro che ha trattato sempre la terapia infiltrativa intraarticolare con l'associazione del FANS e l'acido ialuronico, in questo caso confrontata con placebo in uno studio in doppio cieco.
Un'altra terapia combinata è stata quella tra l'infiltrazione dell'acido ialuronico associato questa volta al ketorolac, e in questo caso è stato fatto invece un confronto tra l'infiltrazione intraarticolare del FANS e quella del solo acido ialuronico nel trattamento dell'artrosi dell'articolazione trapezio metacarpale. Un altro lavoro che abbiamo inserito ha fatto un confronto tra l'infiltrazione intraarticolare del FANS rispetto a quella del solo acido ialuronico. In questo caso i partecipanti presentavano capsulite adesiva della spalla. Infatti questa è una condizione molto dolorosa che quindi crea disabilità nella persona e che porta a una perdita progressiva della mobilità attiva e passiva. In questo caso, oltre all'infiltrazione intraarticolare, è stata associata anche la somministrazione di lidocaina e epinefrina. Abbiamo poi un altro lavoro che è stato svolto invece da un gruppo degli Stati Uniti, che in questo caso ha fatto un confronto per valutare la non inferiorità dell'infiltrazione intraarticolare con il FANS rispetto invece a un corticosteroide. Il trattamento era per l'artrosi dell'anca e del ginocchio. Anche in questo caso i farmaci sono stati associati alla somministrazione di un anestetico. Un'altra analisi che ci è sembrata interessante ha messo a confronto tre gruppi di partecipanti che presentavano artrosi del ginocchio e che sono stati randomizzati per ricevere l'infiltrazione intraarticolare di tenoxicam del corticosteroide, oppure della terapia infiltrativa combinata in cui il FANS è stato aggiunto al corticosteroide. Questo lavoro era interessante anche perché l'obiettivo non era solo quello di valutare l'efficacia della terapia infiltrativa combinata, ma anche di valutarne gli effetti in un periodo prolungato. Infatti, il periodo di osservazione, diciamo, è stato fino a 6 mesi dalla prima somministrazione. Abbiamo poi inserito tre studi che riguardavano invece l'utilizzo della terapia infiltrativa con FANS per la gestione del dolore post-operatorio. Un primo lavoro ha valutato l'utilizzo del ketorolac confrontato con la lidocaina per quanto riguarda il controllo del dolore post-operatorio dopo interventi di artroscopia del ginocchio. Un altro studio invece ha fatto un confronto tra l'utilizzo dell'infiltrazione locale a livello dell'articolazione rispetto al blocco nervoso interscalenico per quanto riguarda la gestione del dolore post-operatorio precoce dopo un intervento di artroplastica totale della spalla. Per questo studio è stato posizionato un catetere perineurale prima dell'intervento chirurgico per quanto riguarda il blocco nervoso interscalenico, mentre invece per quanto riguarda l'infiltrazione locale è stato posizionato un catetere direttamente durante la procedura chirurgica. Abbiamo poi un ulteriore lavoro che invece ha trattato l'infiltrazione con il FANS confrontata con il placebo dopo interventi di chirurgia ambulatoriale del ginocchio, come potevano essere interventi di meniscectomia oppure biopsie a scopo diagnostico. Una cosa interessante è che questi autori, si sono concentrati anche sulla valutazione dell'effetto antinfiammatorio. Infatti, sono andati a valutare l'effetto che il FANS aveva sui marcatori locali dell'infiammazione e, hanno fatto anche un esperimento in vitro andando ad incubare le cellule sinoviali con le prostaglandine 2 e il condroitin solfato, con l'obiettivo di andare, diciamo, a ricreare un ambiente come quello che si crea a livello di un'articolazione traumatizzata o infiammata. Nel nostro lavoro abbiamo poi inserito un lavoro che riguardava un'altra articolazione, che in questo caso si trattava dell'articolazione temporomandibolare, e in questo studio è stato valutato un confronto tra l'intervento di artrocentesi, che viene utilizzato per lo spostamento del disco articolare non riducibile, con la terapia infiltrativa intraarticolare dopo l'artrocentesi. E per le infiltrazioni sono stati utilizzati il metilprednisolone acetato, lo ialuronato di sodio e il tenoxicam.
La revisione che abbiamo fatto di questi lavori, i risultati ottenuti hanno evidenziato che la terapia infiltrativa con il FANS dà un miglioramento funzionale e anche un effetto analgesico che non è inferiore al trattamento con i corticosteroidi per quanto riguarda l'artrosi dell'anca e del ginocchio. Inoltre, la possibilità di utilizzare l'infiltrazione di FANS potrebbe essere una valida alternativa in prossimità di un intervento chirurgico, perché in questo caso potrebbe, diciamo, non essere preso in considerazione il ritardo chirurgico, che invece viene considerato per l'effetto immunomodulante che hanno i corticosteroidi. Inoltre, un altro risultato che abbiamo notato è che la possibilità di associare il FANS con il corticosteroide sembra dare un risultato più efficace rispetto alla singola monoterapia, sia per quanto riguarda il miglioramento funzionale, sia per quanto riguarda la possibilità di andare a ridurre il dolore nei casi di artrosi del ginocchio. Un'altra terapia combinata che si è dimostrata molto efficace è quella tra il FANS e l'acido ialuronico. In questo caso i risultati migliori sono stati ottenuti nella terapia conservativa dell'artrosi del ginocchio ed è stato visto che la possibilità di aggiungere il FANS potrebbe dare un sollievo più rapido in attesa che ci sia l'effetto benefico legato all'infiltrazione con l'acido ialuronico. Tra l'altro, in una prima fase di valutazione sembrerebbe che la terapia infiltrativa combinata col FANS e l'acido ialuronico dia un miglioramento più significativo nel trattamento di articolazioni come l'anca o il ginocchio rispetto invece, per esempio, alla spalla o al gomito. Per quanto riguarda invece il trattamento dell'artrosi a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale, anche in questo caso si è visto che il trattamento con una terapia infiltrativa combinata tra il FANS e l'acido ialuronico ha permesso un effetto analgesico più rapido rispetto alla somministrazione del solo acido ialuronico. E lo stesso risultato, quindi la possibilità di avere un sollievo, diciamo, più rapido per quanto riguarda la gestione del dolore, è emersa anche nei casi di capsulite adesiva della spalla. Quindi anche in questo caso l'efficacia dei due trattamenti è stata equivalente, però i FANS sembrerebbero avere un effetto analgesico più rapido. Per quanto riguarda invece i lavori che si sono focalizzati soprattutto sulla gestione del dolore post-operatorio, nel caso della chirurgia artroscopica del ginocchio, la terapia infiltrativa con FANS ha dato un risultato migliore rispetto all'utilizzo della sola lidocaina. Per quanto riguarda invece il confronto tra l'infiltrazione intraarticolare e il blocco nervoso interscalenico, entrambi i trattamenti sono stati efficaci per quanto riguarda la gestione del dolore dopo l'intervento di artroplastica della spalla, e questo, diciamo, può rappresentare una valida alternativa, per esempio, in quelle persone che presentano una controindicazione all'anestesia loco-regionale. Un altro risultato promettente è stato quello che è emerso nel lavoro che invece ha valutato l'infiltrazione dell'articolazione temporomandibolare, perché anche in questo caso la possibilità di utilizzare una terapia infiltrativa con FANS associata soprattutto al corticosteroide si è dimostrata efficace al pari di altri trattamenti che venivano più frequentemente utilizzati. I risultati meno convincenti sono invece emersi nel lavoro che ha valutato l'infiltrazione a basse dosi di FANS dopo interventi di chirurgia ambulatoriale del ginocchio. Infatti, in questo lavoro non è emerso un miglioramento significativo per il controllo del dolore e, tra l'altro, anche per quanto riguarda il monitoraggio dei marcatori infiammatori, sembrerebbe che il FANS non abbia avuto effetto rilevante sui mediatori locali dell'infiammazione e nell'esperimento in vitro con le cellule sinoviali incubate si è evidenziato un iniziale aumento dei marcatori proinfiammatori. Per concludere, dal nostro lavoro di revisione sistematica abbiamo notato che la maggior parte dei lavori presenti in letteratura
si concentrano soprattutto sulla gestione del dolore associato ad artrosi a livello delle principali articolazioni. E questo, come abbiamo detto, è legato al fatto che il dolore è il sintomo cardine ed è anche la principale causa di deficit funzionale. La terapia infiltrativa intraarticolare con l'utilizzo di FANS, per quello che abbiamo valutato, può essere una valida alternativa che permette di avere un effetto analgesico ad insorgenza rapida, sia nei casi di artrosi primaria, sia nei casi in cui è necessaria una gestione del dolore post-operatorio. Questi dati però non sono stati confermati, per esempio, per quanto riguarda gli interventi chirurgici ambulatoriali del ginocchio. In particolar modo possiamo concludere che la possibilità di aggiungere un FANS nella terapia infiltrativa intraarticolare combinato con l'acido ialuronico o con un corticosteroide può essere una strategia promettente che permette di ottenere un effetto benefico a rapida insorgenza. Quello che però dobbiamo anche sottolineare è che dagli studi che abbiamo revisionato non sono emersi dati certi per quanto riguarda la durata dell'effetto benefico legato alla terapia infiltrativa intraarticolare. Infatti, sarebbero necessari ulteriori studi sia per valutare l'efficacia e la sicurezza della terapia infiltrativa in un più ampio campione di popolazione, sia per avere una maggiore standardizzazione. Per esempio, per gli studi futuri potrebbe essere utile avere dei protocolli uniformi per quanto riguarda l'utilizzo di altre terapie durante il periodo di osservazione, tenendo sempre ovviamente conto delle esigenze della persona, in quanto comunque l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di valutare l'impiego della terapia infiltrativa intraarticolare all'interno di un progetto riabilitativo individuale che miri sia alla gestione del dolore che al recupero funzionale, quindi a un globale miglioramento della qualità di vita della persona affetta da disabilità legata alla patologia muscoloscheletrica. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, ok. Allora, dottoressa, complimenti Complimenti, per complimenti. la Grazie. presentazione. E, che dire, c'è tanto da dire su questo argomento, eh? Prof, vuole iniziare lei? Io ho diverse domande, se vuole Sì, poi io. fare un commento, io ho già fatto i miei complimenti. Sì, intanto invitiamo anche coloro che ci stanno ascoltando a intervenire, no, Francesco? Oltre che commenti nostri. Certo. Sarebbe interessante sentire domande o apprezzamenti o critiche da parte di chi ci ha ascoltati. Io ho iniziato la mia l'introduzione a questo bel lavoro parlando di acido ialuronico. In realtà la dottoressa si occupa, come dice bene, di FANS a livello intraarticolare e quindi è un argomento vicino ma diverso. D'altronde, in realtà, nella storia, i colleghi ortopedici, in genere prima erano ancora i chirurghi generali, facevano delle infiltrazioni di steroide a rilascio prolungato, in quanto era il sistema che risolveva loro il dolore e quindi e ovviamente i parametri dell'infiammazione. Poi, subito dopo, è arrivato l'acido ialuronico e quindi si è passati a dei trattamenti così innovativi, che potrebbero anche essere altri e diversi. Mi sembra di capire dalla sua relazione, vengo alla domanda, Isabella, ma che in realtà questo tipo di trattamento comunque ha un'azione sul dolore che non è prolungata o sui parametri dell'infiammazione, che quindi sembrerebbe essere ristretta a una settimana o a 10 giorni. Sì, diciamo che ci sono stati un paio di studi che hanno valutato l'effetto dopo, fino diciamo a 6 mesi dalla prima somministrazione, però in realtà mancano studi che facciano un follow-up sull'effetto benefico a lungo termine, perché comunque nei partecipanti allo studio venivano registrati i risultati dopo la somministrazione, quindi diciamo non è stato fatto
confronto con un miglioramento significativo a lungo termine. Da questo punto di vista dovrebbero essere sì fatti altri studi che ne valutino l'efficacia. Al momento, per i lavori che noi abbiamo visto, l'aggiunta del FANS sembrerebbe dare un beneficio soprattutto per quanto riguarda un sollievo dal dolore nel breve termine. Beh, io se mi posso inserire su questa discussione. Sì, no, scusami Francesco, poi mi taccio. Solo per dire che in realtà non ci dobbiamo dimenticare noi infiltratori, ortopedici, fisiatri o di altro genere, che c'è sempre un rischio infettivo, quantomeno infettivo, nel momento in cui si inocula del farmaco in un'articolazione. E tu sai bene, Francesco, come lo sa bene Alessio, e come purtroppo lo so io, che sono ancora più anziano, che un rischio di una infezione intraarticolare e ossea è veramente grosso se è determinato da un trattamento infiltrativo. Quindi la mia teoria, e poi chiudo veramente, è che meno violiamo l'articolazione con l'introduzione dell'ago e forse meno rischi abbiamo. Poi, per carità, dite la vostra, insomma. Allora, no, prof, io volevo un attimo anche per i ragazzi, soprattutto gli studenti che stanno seguendo, perché altrimenti sembra, cioè la ricerca che ha fatto Isabella è molto interessante, che è una ricerca di nicchia, nel senso che comunque i FANS normalmente vengono dati per os, quindi fondamentalmente non, perché noi dobbiamo infiltrare un'articolazione se comunque un farmaco lo diamo per bocca oppure con una terapia più o meno prolungata, cioè la terapia più antica che noi diamo per il dolore articolare, diamo gli analgesici o infiammatori. Il concetto è che comunque, secondo me, se tu vuoi pubblicare questo lavoro, devi, secondo me, migliorare un attimino il tuo, diciamo, la tua indicazione e la tua ipotesi, nel senso che hai trovato, perché ti sei concentrata molto sui FANS, però ovviamente hai un ventaglio di indicazione diverso, perché tu hai fatto la ricerca andando sui FANS e intraarticolare, però hai parlato di patologie diverse tra di loro, hai parlato anche di postoperatorio o di intraoperatorio. E quindi chiaramente, perché io, come dice il professore Foti, devo mettere un FANS intraarticolare oppure lasciare un cateterino durante una artroprotesi e dargli FANS per mettermi a rischio di farmi un'artrite settica su una protesi, cioè che è follia, cioè nel senso che comunque può essere, lo puoi pure fare, lo puoi fare post-operatorio quando è un dolore importante, ma infatti usi blocchi, oppure lasci, infatti ho visto che c'erano dei lavori che facevano tutto questo. Secondo me, se fai la ricerca concentrandoti invece che sui 5 anni, ma questo in senso costruttivo, estenda, anche se stai parlando della classe dei farmaci più antica, l'ibuprofeno è stato inventato nel 1968, quindi se tu lo estendi a più anni e riduci il numero delle indicazioni, secondo me è molto interessante, perché altrimenti il primo reviewer ti dice: ma come stai confrontando patologie diverse e tipologie diverse di pazienti? Ma questa è ovviamente una critica costruttiva, però è molto interessante che hai fatto, perché dei FANS intraarticolari non se ne parla quasi mai. Per esempio, pochi sanno quali sono le interazioni chimiche, se tu metti un acido ialuronico che dovrebbe agire in una certa maniera, quali sono le interazioni chimiche anche semplicemente col chenacortoconico. Pochi studi di chimica che ti dicono se ci sono dei precipitati oppure no, se ci sono, si aggregano le due molecole a livello articolare. Perché è chiaro che una ha la sua funzione, no? Noi le conosciamo bene, le funzioni. Il FANS è semplicemente a breve termine, ti dà per un certo numero di ore un effetto antinfiammatorio. Un'altra cosa importante, a noi ci hanno insegnato che se per esempio c'hai un ginocchio o un'articolazione o un versamento e una sinovite, non fare mai l'acido ialuronico, perché gli enzimi dell'acido del liquido
mangeranno l'acido ialuronico, quindi non hai un effetto dell'acido ialuronico. Quindi a noi ci hanno sempre detto: facciamo l'artrocentesi, liberiamo il liquido sinoviale, mettiamo un po' di cortisone, che non è un peccato farlo in questo caso, perché noi sappiamo anche tutti gli effetti negativi del cortisone a livello cartilagino, sono 7-8 diciamo sistemi molecolari di danno a livello articolare, questo pure se lo vedi l'abbiamo pubblicato, sui cortisonici sia a livello cartilagino sia a livello tendineo, e poi dopo aspetti 2 settimane, aspetti che l'articolazione si calmieri da un punto di vista infiammatorio e poi inizi la terapia con l'acido ialuronico. L'acido ialuronico è un disease drug osteoarthritis, cioè ti modifica l'evento artrosico. Il FANS no, perché fondamentalmente il FANS non, cioè ti toglie e ti deve all'infiammazione, ma non è che non ti fa guarire dall'artrosi, è un effetto temporaneo. Ma queste sono tutte cose che ti sto facendo un rimprovero, anzi. No, no, esatto. Se aggiusti praticamente la cosa, ha molto più senso. E poi fatti un Coleman praticamente sopra ai lavori che hai fatto, perché comunque la qualità e i bias che hanno questi lavori sono enormi. Quindi se tu poi vai a fare una discussione finale, quello dice: ma che vuoi di? Capito? Però è molto, sì, è molto importante quello che hai fatto. Secondo me è un ottimo lavoro, diciamo, di base, perché parlano dei FANS intraarticolari. Sono state case farmaceutiche che hanno provato a introdurre l'uso intraarticolare, per esempio col diclofenac, nomi commerciali che eviterei di dire qua, non hanno avuto un grandissimo successo per tutta una serie di ragioni, perché non c'erano tanti studi sotto indicazione, capito? No, mi sto zitto. Noi, se ci sono delle domande, siamo partiti proprio una valutazione generale dell'infiltrazione con i FANS, e effettivamente quello che poi abbiamo visto al momento è proprio quello che diceva lei, che diciamo il risultato più significativo è stato in termini di effetto analgesico a breve termine. Quindi poi per quanto riguarda gli altri utilizzi, allora, sarebbero necessari studi più ampi. C'è una domanda, chiede Erika Scafuri, se durante i vari lavori che tu hai visto ai pazienti è stato chiesto di sospendere altre terapie farmacologiche o riabilitative o fisiche. Sì, allora, questo diciamo era un po' il discorso che facevo sulla necessità di avere una maggiore standardizzazione e protocolli uniformi negli studi, perché nella maggior parte degli studi che noi abbiamo visto ai partecipanti è stato chiesto di interrompere l'assunzione di altri farmaci analgesici o antinfiammatori utilizzando il paracetamolo come diciamo farmaco di salvataggio laddove era necessaria l'assunzione. Però per esempio il lavoro che riguardava il trattamento dell'artrosi a livello trapezio metacarpale non ha utilizzato un protocollo diverso, perché in questo caso gli autori sono partiti dal presupposto che i partecipanti allo studio erano persone che non avevano risposto nel controllo del dolore alla terapia, diciamo, classica con gli analgesici e gli antinfiammatori, e quindi hanno ipotizzato che questo non andasse ad influire in maniera significativa poi sul risultato finale. Mentre per quanto riguarda la terapia fisica, negli studi che noi abbiamo valutato, è stato permesso ai partecipanti di proseguire con l'attività che facevano, con la raccomandazione di non intensificare lo sforzo. Quindi, però, non c'è stato un divieto da questo punto di vista. Però anche qua, vedi, come dicevo prima, cioè si tratta di andare a valutare i vari bias di questi studi, esatto. Perché se tu hai un Kelgren-Lorenz di quarto tipo sul ginocchio, ma tu gli puoi fare pure, cioè o gli fai una morfina, allora se sono pazienti che rifiutano l'intervento chirurgico, che non vogliono, che non sono complianti per tutta una serie di cose, allora lo devi dichiarare.
dichiarare in un randomizzato doppio cieco, cioè esatto, è di inclusione e suddivisione, tu devi sapere chi stai trattando, capito? Allora io lo accetto e dico ok, questi sono pazienti che non possono essere trattati per queste ragioni, su questa, nella maniera in cui si trattano, perché pure per la trapezio metacarpale, se tu c'hai assenza di articolazione, ma te fai l'intervento. Esatto. E con l'intervento comunque il recupero è importante. Poi è chiaro, ci sono pazienti che non posso fare l'intervento per tante ragioni. Quindi il problema è cercare di omogeneizzare i pazienti che tu hai, ed è difficile. E quindi è il motivo per cui pochi randomizzati, abbiamo pochi pazienti, e quindi poi alla fine l'evidence-based medicine da una parte ti dà delle certezze, dall'altra parte non copre la realtà della clinica, di quello che noi ci troviamo poi tutti i giorni davanti. Sì, esatto, che è un po' per avere livelli di evidenza maggiore serve la standardizzazione. E siamo fisiatri, ortopedici o chiunque noi siamo, ma la problematica reale è questa. Però ovviamente è quando tu queste cose non le sai, oppure non saperle, e quindi poi dopo alla fine non è un modo per giustificarci, anzi. Ci sta pure il dottor Giavia, che intanto noi lo stiamo accompagnando in suo viaggio, diciamo, vediamo che in treno c'è la linea, cioè hai tolto l'audio, ma almeno l'audio lo vuoi accendere? Aspettate un attimo, dice, cioè, qual è la spiegazione che diamo al fatto che abbiamo risultati meno convincenti sul controllo del dolore dopo interventi minori al ginocchio? Rita Mandarello, che è un'amica tua che ti ha fatto la domanda? No, sono molto rivali. Ma sto scherzando, io metto tra donne. Sì. Allora, su quel lavoro, diciamo, è una domanda che ci eravamo fatti anche noi quando l'abbiamo letta, e diciamo anche gli autori hanno fatto diverse ipotesi che comunque, un po' come il discorso che facevamo, devono essere confermate in uno studio più ampio, perché da un lato, diciamo, l'ipotesi che è stata fatta è che in quel particolare lavoro il dosaggio del FANS è stato più basso rispetto agli altri, perché la somministrazione è stata pari a 5 mg contro i 15-30 che invece c'erano in altri lavori. E inoltre non è stato possibile, diciamo, valutare il dolore durante la mobilizzazione. Quindi da questo punto di vista gli autori hanno pensato che potesse un po' aver influenzato il risultato, perché essendo stato utilizzato un catetere multiperforato per la microdialisi, la mobilizzazione dell'arto metteva a rischio il posizionamento del catetere, e quindi è stato chiesto ai partecipanti di non mobilizzare l'arto. Quindi, diciamo, e un'altra ipotesi, sempre per quanto riguarda il dolore, che è stata fatta, è che comunque interventi di questo tipo provocano nella persona un dolore inferiore rispetto a un intervento, per esempio, di posizionamento di una protesi. Però comunque si parla sempre di campioni piccoli di popolazione, per cui anche questa ipotesi andrebbe confermata in uno studio più ampio. Così come il risultato, diciamo, non convincente che c'è stato dal punto di vista del controllo dell'infiammazione, che è stato sempre nello stesso lavoro. In quel caso un'ipotesi è stata che il catetere per microdialisi permetteva il passaggio di chemochine che erano al di sotto di un certo peso molecolare. Quindi, essendo il campione prelevato piccolo, alcune sostanze potrebbero essere state eliminate e viceversa altre potrebbero essere state sovrastimate da questo punto di vista. Bravo. Insomma, grazie. Non hanno fatto uno studio di proteomica. Comunque, detto questo, no. Un'altra delle cose che io vorrei dire per gli studenti che ci stanno, in generale anche i fisioterapisti,
Perché spesso, per esempio, una delle pratiche è devo fare un protocollo riabilitativo su una patologia molto dolorosa, come per esempio può essere capsulite adesiva, no? Mm-hmm. L'infiammatorio così arrivi poi in sensazione, oppure fare il protocollo riabilitativo con meno dolore, io posso lavorare meglio, che ci sta. Però in generale il post operatorio, ripeto, e anche sul trauma acuto, in generale noi che cosa vogliamo quando facciamo intervento chirurgico? Voi che, aiutandoci con la chirurgia, stimolare un processo infiammatorio che deve essere un processo infiammatorio, se non di rigenerazione, in alcuni casi di rigenerazione. Quindi se io uso troppi antinfiammatori dopo un trauma acuto, in realtà sto facendo un nonsense biologico, perché io dovrei avere dei pro infiammatori. Quindi appunto viene da pensare usoci che gli antinfiammatori, no? Quindi per questo io nel postoperatorio, nell'intraoperatorio, l'antinfiammatorio lo eviterei, perché altrimenti mi inibisci praticamente quello che io sto cercando di fare, cioè io guarisco attraverso un processo infiammatorio. Certo. Questo è un altro dubbio su questa, l'uso, diciamo, intraoperatorio o immediata infiltrativo articolare dopo un intervento chirurgico, oltre a quelli che ha detto il professor Foti, che secondo me è la base, è la cosa più saggia, l'infezione, perché certo, tra le altre cose, se io inibisco la mia protezione, diciamo, naturale, cioè ce l'ho le cellule che devono andare a fare la barriera, no? E se tu me la inibisci, tra altre cose, mi fai pure un'artrite settica oppure un'infezione osteomelite e non ti dico che cosa succede. Diventa veramente, poi non te salva nessuno. Quindi queste cose secondo me sono inquadrate un pochino meglio da un punto di vista proprio anche di che cosa stiamo trattando. Perché certo, diventa un po', sai, il problema di preoccuparsi sempre del dolore, il dolore, il dolore, il dolore, non è che noi lo dobbiamo sempre eliminare, noi il dolore serve, cioè nel senso serve anche per avvisarci di cose più gravi che stanno accadendo, che se lo elimino non lo saprò. Quindi, ripeto, cioè, su queste cose dobbiamo essere un po' attenti, Sì, è sicuramente Alessio, ma lo vuoi togliere questo microfono oppure no? Cioè, a questa cosa. Ma in realtà è una cartolina. Il microfono bloccato. Sì, è finto. No, ma lui sta finto, facendo solo la visa, voglio dire. Ha messo un video, ma come il microfono è un avatar. Ma non lo so, prof, sarà un avatar che è comparso tra di noi. Ma non lo so, io lo so dove sta andando, sta tornando da un congresso. Non sento. Ma non ci senti? Vabbè, però lasciamo in pace. Isabel, senti, ma tu che idea ti sei fatta di questo studio? Mi sento, mi sento. Ecco. Ah, ci sei? Ah, meno male. Sì, ci sono, ci sono. Sei stanco, sei stanco. Abbastanza. Complimenti Isabella, è stato un bel lavoro. Complimenti. Grazie. Lungo. Complimenti. Ho trovato interessante che rispetto al cortisone, diciamo, l'utilizzo che potrebbe venire in mente sfruttando la mancanza del loro effetto immunosoppressore, potrebbero per esempio essere utilizzati nel preoperatorio, visto che non possiamo usare cortisone, perché l'infiltrazione di cortisone comunque bisognerebbe lasciar passare almeno 3 o 4 mesi prima di poter procedere con l'intervento chirurgico. Alle volte ci troviamo di fronte a pazienti con un dolore molto importante che aspettano con ansia l'intervento chirurgico. In questo caso l'infiltrazione con un FANS potrebbe esserci di aiuto, potrebbe essere una valida alternativa. Sto professor Oliva, professor Foti. Sì, siamo d'accordo. Ti sei fatta di questo argomento? Allora, diciamo che per quello, insomma, che ho potuto vedere studiando questi lavori, la mia idea è che sicuramente può essere tenuta in considerazione l'infiltrazione di FANS in aggiunta, magari per esempio, ad un acido
ialuronico per quanto riguarda la gestione del dolore, però non tanto la gestione del dolore post-operatorio, quanto magari potrebbe essere valutata la possibilità di inserirlo in un progetto riabilitativo per andare ad intervenire più sulla disabilità della persona intesa come proprio difficoltà nelle attività di vita quotidiana in una persona che non ha magari risposto a un trattamento diverso. Quindi nei casi in cui si è in attesa di un intervento chirurgico o comunque nei casi in cui la persona lamenta un dolore importante che causa proprio poi un impedimento anche importante, potrebbe essere presa in considerazione come aiuto, diciamo, nella terapia infiltrativa, che permette di dare un sollievo rapido in attesa o poi di proseguire magari la terapia infiltrativa intraarticolare con altri prodotti che quindi hanno più magari un effetto protettivo o anche un effetto proprio, sì, più a lungo termine, perché sicuramente per esempio l'utilizzo di un acido ialuronico è un'arma che possiamo usare in tante situazioni. Sì, e sicuramente proprio va valutato, magari puoi eliminare un po' di problematiche relative all'uso orale degli antinfiammatori classici, per esempio in soggetti che abbiano già delle situazioni, per esempio, che ne so, di gastrite cronica, gastrointestinale, ulcere, eccetera, eccetera, che magari potrebbero essere altre, gastroresecati, persone che hanno problematiche, diciamo, di interventi chirurgici, grandi obesi post-bariatrici, eccetera, eccetera. E bene, prof, io direi che a lei la... Sì. Grazie, prof, Francesco. Ci vuole salutare. Sì, vorrei salutare la dottoressa Iovene per la bella e interessante presentazione, che può, con i suggerimenti del professor Oliva, può realmente diventare un articolo da inviare a una rivista indicizzata. Ringrazio ovviamente Francesco, ringrazio Alessio e ringrazio in particolar modo tutti coloro che ci hanno ascoltato, che non sono pochi, devo dire, almeno per quello che vedo in questa immagine. Quindi speriamo di aver tolto loro quasi 70 persone stasera. L'argomento era interessante. Quindi speriamo di avere in loro risvegliato qualche dubbio, dato qualche idea per una ricerca futura. Vabbè, prof, allora li invitiamo tutti quanti a Pestum, io e lei offriamo da tutti. Assolutamente. Adesso Alessio, assolutamente lo facciamo volentieri. Nelle prime giornate ci vediamo lì, magari in riva al mare per salutare il tramonto del sole, insomma. A presto, no. venite perché il congresso è sicuramente interessante. Cioè, noi perché siamo chiusi là dentro, magari, cioè, lei ha organizzato una bella cosa, poi glielo dico. Ma infatti al tramonto del sole sono i templi a presto. Vabbè, certo. Al tramonto del sole c'ho i poster, mi hanno messo. Vabbè. Bene, okay. Bene, allora saluto tutti, grazie. Un ci abbraccio, vediamo ciao, alla prossima diretta. Ci vediamo a Pestum. Grazie a tutti, no, grazie mille. Io vorrei ricordare la diretta della prossima settimana, perché prima di Pestum ci sarà una diretta giovedì prossimo, in cui il gruppo di Bologna, il professor Pipino, ci parlerà delle nuove indicazioni sul trattamento delle lesioni meniscali. Direi che sia un argomento decisamente importante, perché ormai le indicazioni del trattamento delle lesioni meniscali sono cambiate molto negli ultimi anni, giusto prof? Certo, no, assolutamente, è un argomento... Bene, ne parliamo giovedì prossimo, ciao! Buon viaggio! Arrivederci! Ciao Alessio, ciao! Grazie, arrivederci. Ciao, grazie dei suggerimenti!